Sabato 29 e domenica 30 giugno a Messina si è svolto il secondo raduno del Bersaglieri, raduno a cui ha partecipato anche il gruppo Alpini di Messina. L'evento, accompagnato dal suono delle fanfare, coincide con il centenario della nascita dell'Associazione Nazionale Bersaglieri ed è mirato alla promozione e alla valorizzazione delle tradizioni del glorioso corpo speciale dell'esercito italiano. Sabato 29 l'evento è iniziato nella mattinata a Piazza Unione Europea con l'alzabandiera e con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti di Messina. Presenti il sindaco Federico Basile, il vice sindaco e assessore ai rapporti con le forze armate Salvatore Mondello, l'assessore al turismo Enzo Caruso, il presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri Sicilia Salvatore Aurelio Tosto e altre autorità cittadine, militari e religiose. Subito dopo, alle ore 11, nella chiesa di Sant'Elia è stata celebrata una santa messa officiata dal cappellano della Brigata Aosta Don Simone Marani, in occasione della quale è stato benedetto il labaro della sezione Messina Vincenzo Pagnara, accompagnato dal presidente Giovanni Saglimbeni. Il programma del secondo raduno provinciale del Bersaglieri è proseguito domenica mattina con la sfilata da Piazza Cairoli e Piazza Unione Europea delle fanfare dei Bersaglieri provenienti da ogni angolo della Sicilia e della Calabria. Il caldafoso non ha fermato l'entusiasmo e la corsa lungo via Garibaldi dei mitici Bersaglieri, accompagnati dalle fanfare del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani e dalla fanfara dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, medaglie d'oro al valor militare maggiore Giuseppe La Rosa di Castro Reale, Barcellona, Pozzo di Gotto, accolti al loro arrivo da una buona partecipazione di pubblico e di crocieristi. Nello slargo antistante il Palazzo Municipale è stato attivo un ufficio postale distaccato, dotato di speciale annullo a ricordo della manifestazione, che rimarrà disponibile per 60 giorni a partire dal 1° luglio, rivolgendosi al presidente del circolo filatelico peloritano Antonio Triolo o recandosi all'ufficio postale Messina 18 di strada San Giacomo, alle spalle del Duomo. Alla presenza del gonfalone del comune di Messina, decorato di medaglie d'oro valor militare, del medagliere dell'Istituto del Nastro Azzurro, dei vessilli sezionali dei Bersaglieri e delle tante associazioni combattentistiche e d'arma, l'evento perfettamente organizzato che ha visto l'esibizione delle fanfare e i saluti istituzionali delle autorità cittadine si è concluso alle ore 17 con la cerimonia dell'ammaina bandiera. Thank you.